Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, integratori o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo l'integratore alimentare Redrax, EGSPA, società del gruppo Stadarz Mimitel AG. Ultimo aggiornamento. 4 maggio 2023. A cosa serve? Confezioni. Informazioni commerciali. Indicazioni. Avvertenze. Ingredienti. Tabella nutrizionale. A cosa serve? Redrax è un integratore appartenente alla categoria degli integratori di minerali. È commercializzato in Italia dall'azienda EGSPA, società del gruppo Stadarz Mimitel AG. Informazioni commerciali. Titolare. EGSPA, società del gruppo Stadarz Mimitel AG. Concessionario. EGSPA, società del gruppo Stadarz Mimitel AG. Categoria di appartenenza. Integratori di minerali. Forma farmaceutica. Polvere per soluzione. Confezioni. Redrax 7 bustine 10 g, 70 g. Indicazioni. Redrax prodotto dietetico a base di glucosio e minerali per la reidratazione orale. Redrax è indicato nella reidratazione di bambini ed adulti affetti da diarrea. Avvertenze. Conservare in luogo fresco ed asciutto. Ingredienti. Glucose, sodium cloride, potassium citrate, citric acid, svetener, aspartame, 0,5%. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web della Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato.